La Legge aspetta il Palamangano Treviso per capitalizzare il passo falso di Bologna. La Fortezza si lascia scardinare in casa nell'anticipo domenicale dalle scarpette rosse dell'Armani Jeans Milano. I gialloblu iniziano come al solito tamburo battente, che permette un break di 8-0. Il primo canestro gli ospiti lo mettono a segno dopo poco più di 6 minuti di gioco con Chalmers. I ragazzi di Carbani stringono bene le maglie in difesa, sporcando tanti tiri agli ospiti, mostrando però irruenza ed imprecisione in attacco. I biancoverdi rimangono in partita grazie alle iniziative dei singoli. Poco prima della pausa lunga, Killisworth imbocca il tunnel degli spogliatoi per riacutizzarsi dell'infortunio rimediato a Rieti. Solo da Tommy Wilson, gli unici in doppia prima del riposo, riescono a strappare qualche urlo di incitazione alle gradinate. Alla ripresa, con l'assenza di Killisworth, Volkovski non riesce ad essere così incisivo. Campo libero per il pivot trevigiano Austin, che fa il pieno di rimbalzi. Gli uomini in grigio, molto attenti e fiscali per 40 minuti, sanzionano ogni contatto con estrema meticolosità. La Benetton sembra aver giocato al gatto e al topo per 35 minuti, lasciando l'inerzia del match in mano alla Legea per buona parte dell'incontro. L'esperienza e il sangue freddo di Treviso, la spunta del convulso finale. Calvani in sala stampa è amareggiato, ha molto da rimproverare ai suoi, ma non ha ancora gettato la spugna. La speranza è che il derby del prossimo sabato a Napoli possa regalare ancora qualche sorriso. Control the rhythm of the game. Sono stati capaci di controllare il ritmo della partita. And for the second half, doing a little bit better defense, trying to find this game was very important for both sides. Era una partita molto importante per tutte e due le squadre. And at the end, it's basket or one of the best two. Quando si gioca punto a punto, poi alla fine comunque ha voluto la partita la vincessero loro. That's my thing about the game. Questo è tutto, sono le altre domande. Onestamente faccio due domande. Faccio fatica a pensare come noi riusciamo a arrivare alla fine delle partite nelle condizioni in cui siamo. Credo che se mettiamo i valori delle due squadre, forse noi oggi neanche dobbiamo entrare al palazzetto per quanta differenza c'è tra noi e loro. Partita già difficile di suo per quello che sono le forze in campo. In più dopo 3 minuti torniamo senza che il risorto, onestamente è difficile, per questo dico faccio fatica a capire come abbiamo fatto a arrivare a fine. Peccato perché la partita non credo di dire nulla di negativo nel punto di Treviso se dico che la partita l'abbiamo fatta noi dall'inizio alla fine. Abbiamo avuto defezioni di carattere medico e defezioni di carattere non pervenuto. Qualcuno non pervenuto sia in attacco che in difesa, quasi un altro non pervenuto solo in attacco, dando un buon contributo difensivo. E qualcun altro per 30 minuti ha fatto giocare gli altri e poi gli ultimi 10 minuti ha fatto qualcosa. Onestamente è impensabile, è difficile pensare per le 10 contro una corazzata come Treviso. Se mi fate la domanda se ormai il campionato è finito, io vi faccio la risposta, il campionato non è finito fino a che non c'è la matematica, noi abbiamo il derby domenica, sabato a Napoli. Mediamente abbiamo sempre fatto, sempre in quest'ultima parte del campionato abbiamo dimostrato di riuscire a giocare partite contro squadre che più o meno sono al nostro livello. Parlo chiaramente delle ultime Udine, Teramo, Biella, squadre che più o meno possono essere al nostro livello. Ce la siamo giocata e credo anche che abbiamo fatto anche delle buone partite. Napoli ritengo che sia un pelo in meno rispetto a quello che può essere Treviso, lo dico con rispetto, ma credo come qualità di giocatori e come profondità della panchina Treviso sia molto avanti rispetto a Napoli e rispetto a tante altre, e quindi mi auguro che l'effetto di questa sconfitta non influisca più di tanto sulla testa dei giocatori.